Ok, e adesso la suola l'abbiamo, cominciamo a fare la nostra pantofolina ballerina. Quindi lavoro sempre con un filato messo in due, più o meno della stessa struttura. Il nodino iniziale, l'uncinetto iniziale e facciamo così. Quindi noi dobbiamo pensare a questa suola a metà, tuc, a metà. Quindi ciò che vuol dire che qua, cominciamo dal talone, sul talone noi abbiamo 16 punti, no? Bassi. E dobbiamo cominciare a metà di questi 16 punti bassi. E quindi io per sapere, vengo qua dove ho finito e comincio a lavorare. Sì, comincio a contare 20 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 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 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ecco, qua si vede anche dove ho cominciato a aumentare. È qua che devo cominciare a contare. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la prima metà. E io 9 nel nono punto entro con l'uncinetto, no? Perché devo avere 8 di qua, 8 di qua. Ok? Quindi non nell'ottavo, nel nono punto. Entro con l'uncinetto. Aggiungiamo il nuovo colore, facciamo una catenella e un punto alto proprio qua dove sono entrata con l'uncinetto. 1 e ancora 7 in ogni dei miei 8 punti alti, in ognuno di loro faccio un punto bassi, scusate, faccio un punto alto. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Sette, e 8. Ecco il mio ultimo, perché ho qua anche la mia ultima, il mio ultimo aumento, vedete? Quindi da qua cominciano i miei 10 punti bassi. Ok, adesso per i prossimi 10 punti, questi che li abbiamo lavorati, punti bassi, facciamo 10 mezzo punto punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, questi altri 10, no, perché abbiamo diviso, se vi ricordate, nella suola abbiamo diviso 10 e 10. 10 li abbiamo lavorati bassi e qua ho fatto 10 mezzo punto alti e 10 invece li ho lavorati sempre col punto alto. Adesso sono alla parte dei 10 con i punti alti. Da questi lavoro ancora 4, 1, 2, 3, 4 col mezzo punto alto. Quindi 4, 1. Mezzo punto alto, Anna, hai detto, ma non l'hai fatto. Quindi 1, 2, 3, ups, e 4. Ok, così. Quattro, 5, 6, scusate, 6, non 4. Quindi lavoriamo ancora 2 col mezzo punto alto. No, pensavo alla forma della ballerina, quindi la voglio proprio bella. È per questo. Quindi 6, scusate,
6. Abbiamo lavorato quindi in totale dai nostri 20, la costante di 20, no? 10 bassi, 10 alti, ok? Abbiamo lavorato 16 punti, mezzo punto alti, 16, che li riportiamo anche qua. Quindi lavoriamo la stessa cosa. Va bene, andiamo avanti però. Per arrivare là dobbiamo andare avanti. Adesso lavoreremo. Qua ci sono rimasti 4, no? Dai nostri 20, che diciamo entrano nella faccia della ballerina, diciamo, ok? Questa sarà la parte indietro e la faccia della ballerina. Va bene. Allora, 4 più 8, no? Io penso sempre a metà, quindi pensate sempre a metà. 4 più 8, che fanno 12. Poi qua lavoreremo sempre 12 con il punto alto. Quindi cominciamo con questi 4 che sono rimasti dai nostri 20. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ok? 4. Poi altri 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo per lo più per noi, per sapere proprio dove la metà del nostro, della nostra pantofola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, come on, 7, 8, ok? E adesso vi posso dire, forte e chiaro, che ho lavorato metà della mia pantofola, metà. Adesso quest'altra metà la lavoro ugualmente come l'immagine nello specchio. Quindi vado avanti con 8 più 4 punti alti, poi 16 mezzo punto alti e poi altri 8 punti alti. Allora, qua è il nostro 0 di questi. Li ho qua, quindi meglio fare un po' di marker. Quindi questi qua. Pac, preso uno. Questo è il mio 8, ottavo punto qua, e proprio voglio fare così, perché come vi dicevo voglio adesso la struttura di una scarpa, diciamo l'uncinetto, la sapete dalle scarpine per i bimbi, è uguale, solo che certo che aumentiamo di punti, però del resto la struttura è uguale, l'idea è uguale. Ok, quindi 8, andiamo avanti con altri 8 punti alti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi andiamo avanti con questi 8. Poi noi abbiamo fatto 4, no? Ancora abbiamo rubato, diciamo, 4 punti alti dai 20 e andiamo a lavorarli anche qua. Quindi questo è quello iniziale, entro proprio qua in mezzo e faccio 1, che di non più stretto, che non rimanga buco. 1, 2, 3, 4. Bene, bene. Così.
E adesso, come vi dicevo, come nello specchio, comincio a lavorare i miei mezzo punti alti. Quanti erano? 16, no? Perché 4 ho rubato da questi 20 e mi sono rimasti 16, of course. Quindi 1, 2, 3, 4. Va bene. 5, lo tagliamo dopo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok, e adesso devo averne ancora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto, vuol dire che ho lavorato bene. Che li lavoro col punto alto, che è il mio talone proprio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finale. Ok, entriamo nel primo punto alto lavorato con un punto bassissimo. Chiudiamo. Ecco qua il nostro primo giro della ballerina. Adesso, questo è stato bello, abbastanza semplice, anche se non è proprio in mezzo, perché ecco, se lo mettiamo così invece, vedete, è qua. Bene. Cominciamo il secondo giro. Quindi adesso voi potete fare la somma, diciamo, totale dei punti, perché è tutto chiaro. Abbiamo 8 più 8 più... non abbiamo aumentato, non abbiamo fatto niente. Quindi abbiamo 20 più 20, 16 più 16, no? 40, 32 più 40, 72 punti dovremmo avere, totale. Bene. Però a me interessa, e anche a voi, le varie parti, come ve le ho spiegate io. Quindi mezzo punto alto abbiamo 16, qua nel talone abbiamo 16 divisi tra 8 e 8 di punti alti, poi di nuovo mezzo punto alto 16 e qua davanti invece abbiamo 12 più 12, 24. È quello l'importante. Va bene, cominciamo la seconda parte. Una catenella, entriamo nel primo punto alto e lavoriamo un punto alto, poi ancora 7. Il talone rimarrà fino alla fine del lavoro così, non facciamo niente. 3, 4, quindi non 4, 5, 6. 7, un attimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, è 8. Quindi non lo modifichiamo, non aumentiamo, non diminuiamo, ok? Il talone sono 8 e 8 da una parte e dall'altra. Beh, adesso invece arriva il bello. I primi due, dai 16 mezzo punti alti, i primi due li facciamo 1. Quindi facciamo una diminuzione. Entriamo nel primo. Se riusciamo, certo. Ok, prendiamo il filo, 3 anelli sull'uncinetto, entriamo nel secondo, prendiamo il filo, 5 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e 5. Ecco la diminuzione. Poi continuiamo con i nostri mezzo punto alti. Ok, quindi avendo fatto una diminuzione vuol dire che ci sono rimasti 15 mezzo punto
punti alti. Quindi 2, 3. Conto così, questo che ho fatto la diminuzione, conto 1, 1, 2, 3, 4. E devo avere 15, no? 5, lavorare 15. 6, 7, 8, 9, 10. 11, lavorate abbastanza stretto. 12, 13, 14 e 15. E questo è il mio ultimo mezzo punto alto. Ecco, da qua ho cominciato a lavorare i miei punti alti. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, no? Da questo qua dove ho messo il marker. 12 da una parte, 12 da una parte. Adesso, proprio qua in questo, voglio mettere un altro marker, così so che questo è il mio. I mezzo punti alti sono il lato della mia scarpina, no? Quindi entro qua e faccio così. Come on, come on, come on, come on. Bene. Quindi questo è l'ultimo, no? Sul lato. L'ultimo e il primo dipende com'è. Bene. E adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e più 4, no? Ho detto io qua. Adesso facciamo così, facciamo questi 4 li riduciamo a 2, quindi facciamo due aumenti. Un attimo. Ok, pensato, ripensato. Quindi facciamo così. Abbiamo lavorato i nostri mezzo punti alti, no? Quindi sono 15 perché abbiamo fatto la diminuzione, no? Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, proprio come ho messo il marker. Adesso contiamo i 24, no? Abbiamo 12 più 12 qua davanti. Contiamo i 24. 1, 2, 3, fate attenzione, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Questi sono i miei 24. E qua nel primo mezzo punto, quindi nel primo del lato, metto un altro marker, così che mi rimangono i miei 24 punti della ballerina del davanti, diciamo. Ok, adesso io cosa ho fatto? Ho delimitato il mio 24, i miei 24, il davanti della ballerina. Perché? Vi dico perché. Perché questi 24 punti li lavoriamo così. Un aumento, un punto lavorato normale, un aumento, un punto lavorato normale. Andiamo. Quindi, questo sarà il primo l'aumento. Lavoro 1, non di tutto, lavoro il secondo, 3 anelli sull'uncinetto, passo tramite tutti e tre. Lavoriamo col punto alto, no? È un punto normale, lavorate stretto, tenete così, è un punto normale. Poi un altro aumento, lavoro 1 a metà, un altro a metà, tengo stretto, passo tramite tutti. È un punto normale. Ok, un aumento. 1, 2, è un punto normale. Una diminuzione, Madonna, scusate, cioè faccio delle diminuzioni, non degli aumenti, per amor del cielo. Ok, scusate, avete visto, sono diminuzioni. Ok, quindi
Ho lavorato un punto normale, adesso faccio una diminuzione. Lavoro 1 a metà, filo sull'uncinetto, entro nel secondo, lo lavoro anche questo a metà, 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passo tramite tutti e tre. Il prossimo punto faccio normale, un punto alto, poi una diminuzione. 1 e 2. Ok. Poi 1. Poi di nuovo una diminuzione, quindi 2 lavorati insieme, 3 anelli sull'uncinetto, passo tramite tutti e un punto lavorato normale. Così viene, abbiamo fino adesso. Ops. Ok, andiamo di nuovo a fare una diminuzione, quindi 1, 2, insieme, e un punto alto lavorato normalmente. Poi una diminuzione, 1 e 2 lavorati insieme, e l'ultimo punto normale. Ok, voilà, cosa abbiamo ottenuto? Questa cosa qua. Ok, adesso fatto questo, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quindi da 24 siamo rimasti con 16 punti alti. Facendo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sì, volevo essere sicura perché veramente. Vi rendete conto, no? Ho cambiato l'idea che l'avevo. Perché non lo so, cioè, ciò che voglio ottenere è proprio questo tondo bello qua, così, non rettangolare, ma tondo della ballerina. Ecco, proprio questo voglio ottenere. E finalmente l'ho ottenuta, sono contenta. Va bene. Quindi rimaniamo con 16 punti alti dopo aver fatto questo giro di diminuzioni. Uno sì, uno no, uno sì, uno no. Cominciamo con un aumento, finiamo con un punto alto normale. Bene, prendiamo giù il marker e lavoriamo adesso il nostro lato. Sul lato questo abbiamo ancora 16 punti perché non abbiamo fatto la diminuzione. Vi ricordate? Su quest'altro lato abbiamo fatto la diminuzione, su questo no, ma la facciamo, nessun problema. Quindi un mezzo punto alto, 1, 2, 3, ops, ma che fai? 3, 4, adesso vado a mettere il marker, mi sono scordata, quindi 1, 2, 3, 4, sì, è questo. Qua. Molto importante adesso lavorare con i marker perché se no un pochettino non ci rendiamo conto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, 16 li lavoriamo insieme, quindi 14 e 15, 16 li lavoriamo insieme. 1, filo sull'uncinetto il secondo,
5 anelli sull'uncinetto, vedete, perché facciamo mezzo punto alto e li chiudiamo tutti, insomma, forse ho lavorato un po' troppo stretto, insieme. E adesso cominciamo con gli 8 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entriamo nel primo punto alto lavorato e chiudiamo con un punto basso. Ok, quindi questo è stato, posso dirvi, il giro più difficile. Da qua è un gioco da bambino. Ecco, è così tutto ciò che abbiamo fino qua. La nostra ballerina.